Iniziale trentasei catenelle uno, due, tre. Fatte le 36 catenelle, le devo chiudere in cerchio. Inserendo l'uncinetto all'interno della prima catenella, aggancio il filo ed eseguo un punto bassissimo. In questo modo chiudiamo le catenelle in cerchio. State attenti che ehm, il cerchio sia unico, non ci siano insomma dei giri, eh, deve essere lineare, non deve essere girato, ecco. Ora, una catenella. All'interno dello stesso punto, eh, primo punto in cui abbiamo fatto le, eh, il punto bassissimo, eseguo un punto basso. Ora dobbiamo eseguire ehm, praticamente 11 punti bassi e nella, eh, nella dodicesima catenella un aumento. 11 punti bassi e nella dodicesima un aumento. Quindi ho fatto il primo punto basso, ora faccio il secondo. 2, 3, 4. Cinque, sei, sette, otto, nove, dieci e undici. Nella dodicesima catenella inserisco l'uncinetto ed eseguo due punti bassi, uno e nella stessa due. E di nuovo undici punti bassi, uno, due. Quattro. Cinque. Sei. Sette. Otto. Nove. 11. Nella dodicesima catenella eseguo due punti bassi, uno. E nella stessa, due. Di nuovo undici punti bassi, uno. Due. Tre. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici. E nella dodicesima catenella eseguo due punti bassi 1 e nella stessa 2 nel primissimo punto basso lavorato inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto bassissimo e questa è la parte centrale ora 4 catenelle 1 2 3 e 4 filo sull'uncinetto, nello stesso punto da cui partono le 4 catenelle, eseguo un punto alto, una catenella e un punto alto, tutto all'interno dello stesso punto. Filo sull'uncinetto, salto 2. 1 2 nel terzo punto eseguo punto alto catenella punto alto catenella punto alto filo sull'uncinetto salto due punti di base nel terzo eseguo Punto alto, catenella. Punto alto, catenella. Punto alto. Gruppo devono essere in totale 13: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Manca il tredicesimo gruppo, quindi salto 2, 1, 2, e nel terzo eseguo punto alto, catenella, punto alto. Catenella punto alto. Saltando due punti di base 1, 2 ci ritroveremo l'altro gruppo, quindi corrisponde perfettamente. All'inizio, noi abbiamo fatto 4 catenelle, inserisco l'uncinetto all'interno della terza: 1, 2 e 3. Inserisco ed eseguo un punto bassissimo. 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Torna indietro facendo un punto basso all'interno della seconda catenella dall'uncinetto, quindi 1 2 nella seconda eseguo un punto basso. Secondo punto basso terzo punto basso e quarto punto basso. Quindi in ogni catenella ho fatto un punto basso per un totale di quattro punti bassi. Ora all'interno della eh, maglia da cui partono le cinque catenelle Inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto bassissimo. Qui vediamo che ci sono due catenelle: 1, 2. Perché non sono altro che le catenelle che sostituiscono il primo punto alto nel gruppo sottostante. Inserisco l'uncinetto nella catenella immediatamente sottostante. Aggancio il filo dietro, lo tiro fuori ed eseguo un punto bassissimo. Ripeto la stessa operazione con la catenella successiva. Inserisco, aggancio il filo dietro, lo tiro fuori ed eseguo un punto bassissimo. Ora mi ritrovo. Praticamente il punto basso, questo punto basso sottostante, inserisco l'uncinetto ed eseguo un punto bassissimo anche qui. Nel pezzettino di catenella immediatamente successivo inserisco l'uncinetto. Ed eseguo un punto bassissimo. Ora mi ritrovo praticamente al centro, diciamo nella parte vuota della Q. Devo eseguire 4 catenelle: 1, 2, 3 e 4. Nella seconda catenella dall'uncinetto, quindi 1 2, in questa seconda eseguo un punto basso. Nella catenella successiva eseguo un punto basso e nell'ultima catenella eseguo un altro punto basso. Chiudo facendo un punto bassissimo in quel pezzettino di catenella dove ho prima inserito l'uncinetto e ehm, successivamente ho eseguito le 4 catenelle. In questo pezzettino di catenella, non so se è chiaro, in questo punto eseguo un punto bassissimo. Nel punto basso che vediamo qui, in questo punto basso, se noi mettiamo la barrettina della Q in verticale, immediatamente sulla sinistra vediamo che c'è questo punto basso. Inserisco l'uncinetto qui, aggancio il filo ed eseguo un punto bassissimo. 2 catenelle. Una e due, taglio il filo, tiro fuori l'uncinetto e stringo. Ovviamente questo filo andrà poi nascosto. Spero che vi sia piaciuto e soprattutto vi sia utile, ci vediamo al prossimo video. Ciao!